è attraverso il lavoro che possiamo superare le difficoltà. In questi 5 anni ho contribuito a valorizzare il settore del turismo. Ora è tempo di dedicarsi al lavoro, con competenza, concretezza ed esperienza. Costruiamo per le Marche un futuro basato sul lavoro e sulle persone. Alle elezioni regionali delle Marche del 20-21 settembre traccia una croce sul simbolo Italia Viva, Partito Socialista Italiano e Civici e scrivi RAPA. Buon pomeriggio, bentrovati per questa edizione del Web TG di Fano Informa, tutti i giorni online alle ore 18. Continuiamo a occuparci della triangolazione scuola, trasporti e coronavirus. Oggi facciamo il punto della situazione con il responsabile dell'osservatorio epidemiologico della Regione Marche, il dottor Marco Pompili. È stato fatto uno screening molto importante. Ha riguardato tutta la regione, tutti i dipartimenti di prevenzione, tutti i distretti, tutti i medici di medicina generale. Sono stati screenati ad oggi 13.300 soggetti del corpo scuola. Di questi ne sono stati rilevati 2 positivi successivamente al tampone. Le indagini finiranno verso l'11 di settembre. Noi abbiamo fatto una previsione che potremmo chiudere intorno ai 17-18.000 screening effettuati. Ecco, l'estate è finita, era un nodo cruciale che voi osservatori tenevate e temevate anche un pochettino. Che cosa si può dire ad oggi, all'inizio di settembre? Qual è la fotografia? Ed oggi siamo in una situazione che, anche guardando i casi di oggi, ti do un'anteprima: 32 casi, i casi di incidenza di oggi, riguardano soprattutto casi con provenienza da estero. 21 casi su 32 sono provenienza Romania, Albania, Macedonia. È chiaro che adesso hai una tipologia con una sintomatologia diversa, hai molti soggetti asintomatici, quindi vuol dire che li stiamo andando a cercare, ma hai una situazione di monitoraggio che inizia a essere complessa. Ebbene, a dovere di cronaca vi diciamo che l'intervista con il dottor Pompili l'abbiamo registrata nella giornata di sabato, quindi ha citato dei dati che si riferivano a sabato, ma l'intervista completa con il dottor Pompili, nella quale fa una panoramica un po' più ampia su tutto l'operato del centro dell'osservatorio, la trasmetteremo, la metteremo online nei prossimi giorni. Bene, rimaniamo se non altro in questa tematica, parliamo di una categoria di pazienti che è stata fortemente penalizzata durante il periodo del lockdown e che ora ne paga le conseguenze, ovvero sia il paziente diabetico. Sentite. Abbiamo proposto di risolvere questa situazione già nel 2019. La federazione che io rappresento, cioè di tutte le associazioni dei diabetici delle Marche, ha costruito un manifesto dove ci sono bisogni e proposte che abbiamo portato sia a livello del Ministero della Salute, quindi all'onorevole Speranza, e guarda caso questo manifesto si chiama Più territorio, meno ospedale, che è stato presentato anche ai candidati sia di centrodestra che di centrosinistra, e quindi noi lo abbiamo presentato a loro e ai vari candidati che si sono, per proprio sensibilizzare la politica alla problematica delle persone con diabete. Le diabetologie, soprattutto Marche Nord in particolare, dove c'è una criticità maggiore, devono uscire da dentro l'ospedale e andare nel territorio, perché il diabete è una malattia puramente gestibile a livello territoriale, quindi area vasta 1, tanto per intenderci. E questo permetterebbe che i diabetici rientrino nel dipartimento generale e quindi possono usufruire di tutti quelli che sono i protocolli che vengono sviluppati a livello di territorio. Bene, voltiamo pagina, parliamo di welfare e di sostegno alle famiglie. Oggi per tanti genitori è stato un giorno importante perché c'è stata la riapertura degli asili nido comunali.
Nella giornata di oggi hanno riaperto e ripreso l'attività educativa i servizi di nido del comune di Fano con una settimana di anticipo rispetto alla data ufficiale di avvio dell'anno scolastico previsto per il 14 settembre. Dalla prima mattina il sindaco Massimo Seri, l'assessore ai servizi educativi Samuele Mascarin e la dirigente ai servizi educativi Grazia Mosciatti hanno visitato le strutture verificando personalmente le modalità di avvio delle attività e l'applicazione rigorosa delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sanitaria. È stato un lavoro difficile e importante perché tutte le misure di sicurezza hanno richiesto un'organizzazione che è partita con largo anticipo, quindi mi sento anche di ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo. Partiamo anche con soddisfazione e ci guardiamo intorno, pensiamo di essere forse gli unici che sono riusciti, ripeto, tutti in sicurezza a partire con anticipo rispetto all'apertura normale. Bene, il lunedì come di consueto cerchiamo di chiudere con una notizia di sport. Li chiamano sport minori, ma ingiustamente, perché spesso i loro atleti regalano soddisfazioni e allori di primissimo piano. Sentiamo. Sono stati accolti in società da amici, dirigenti e tifosi, ma soprattutto da una bandiera tricolore a testimonianza dell'impresa compiuta. La bocciofila San Cristoforo di Fano di patron Paolo Marchionni, dopo oltre 30 anni, conquista un titolo italiano a squadre e per la prima volta lo fa nella categoria juniores. Artefici del successo ottenuto nel fine settimana a Roma sono stati Riccardo Campanelli, Andrea Petrolati, Riccardo Giacomoni, Tommaso Campanelli, Anuar Malizia e Tommaso Martini, questi ultimi due prestati dalla società amica dell'Ancona 2000. I neocampioni d'Italia, guidati da Giovanni Iacucci e Samuele Ferri, hanno superato California-Livorno ai quarti, Italia-Nuova-Bologna in semifinale dopo un emozionante spareggio ai pallini e nella finalissima hanno avuto la meglio con un netto 3-0 sull'MCM Angri di Salerno, mettendosi così al collo il metallo più prezioso e facendosi notare dagli alti vertici federali presenti sulle tribune, tra cui i vari commissari tecnici delle nazionali che hanno speso parole d'elogio per i gioiellini fanesi, per cui il futuro, già roseo, potrebbe tingersi molto presto d'azzurro. Bene, questo è tutto per il primo TG della settimana, il primo web TG di Fano Informa che dal lunedì fino al sabato vi tiene informati con le notizie principali. Avete a disposizione anche dei numeri di telefono che vedete in sovrimpressione per informazioni oppure anche per farci le vostre segnalazioni che più volte abbiamo trattato qui nel nostro TG. Ecco, avete a disposizione anche naturalmente l'applicazione di WhatsApp con la quale potrete entrare in contatto con la nostra redazione. Grazie, arrivederci a domani, sempre alle 18, sempre su Fano Informa. È attraverso il lavoro che possiamo superare le difficoltà. In questi 5 anni ho contribuito a valorizzare il settore del turismo. Ora è tempo di dedicarsi al lavoro, con competenza, concretezza ed esperienza. Costruiamo per le Marche un futuro basato sul lavoro e sulle persone. Alle elezioni regionali delle Marche del 20-21 settembre traccia una croce sul simbolo Italia Viva, Partito Socialista Italiano e Civici e scrivi RAPA.